Bentornati, siamo qui al Climate Fest. Ora ci troviamo con l'associazione Emergency. Sono qui con due carissimi volontari, Marco e Paolo. Piacere, io sono Marco. Ciao, io sono Paolo. E cosa fate qui al Climate Fest? Siamo qui con un gazebo informativo dove sarà possibile anche sottoscrivere la tessera di Emergency e sottoscrivere anche un modulo SDD per una donazione ricorrente. Inoltre all'interno del Climate Fest organizziamo due iniziative. Sabato 4 alle ore 10 organizziamo una biciclettata con ritrovo e partenza qui dal nostro gazebo alle ore 10 e andremo a visitare il Giardino della Pace, che è stato inaugurato il 27 febbraio qui al Parco Nord in via Padre Turoldo, lato Cinisello, vicino all'aeroporto di Bresso. E poi domenica mattina, con partenza alle 9:30, organizziamo una corsa insieme al Climate Fest, due percorsi, corsa non competitiva di 5-10 km, sempre con partenza e arrivo da via Ornato, qui davanti al nostro gazebo, il piazzale del bar Sunstrack. Quindi organizzate due eventi, una biciclettata e una corsa non competitiva, quindi vi aspettiamo tutti. E spostiamoci qui per vedere che cos'è quest'altro banchetto, che vedo tantissimi peluche e libri. Qui lascio la parola a Paolo, che è più esperto di me. Va bene. Qui facciamo praticamente, raccogliamo vari oggetti, giochi per bambini, libri usati, ricicliamo, facciamo dei banchetti come questi, a offerta libera, raccogliamo un po' di fondi da destinare poi naturalmente a Emergency. Ma questi libri e peluche sono tutti donazioni? Sì, sono tutte donazioni, andiamo noi a raccoglierle, a chi ci chiama, chi ci avvisa che ha dei libri da ritirare, ce ne vuole disfare, noi prendiamo, immagazziniamo, li selezioniamo, vediamo quelli che è possibile riutilizzare, quelli rovinati li buttiamo, o li diamo a un'altra associazione che li usa per fare dei muretti, delle sedie, tutti quei libri così. Quelli invece gestibili li mettiamo noi sui banchetti e a offerta libera vediamo cosa riusciamo a raccogliere. Quindi c'è zero spreco. Sì, cerchiamo di riciclare il più possibile, ecco, riutilizzare il tutto. E solitamente riuscite ad avere tante donazioni da questi banchetti? Ma dipende dall'ambiente in cui vengono fatti, comunque abbiamo sempre un buon riscontro, sì. Quando c'è un passaggio di gente, i libri funzionano parecchio, sì. E voi siete volontari, giusto? Di sì. Due dipartimenti diversi? Sempre Emergency, due zone diverse. Io faccio parte di Monza Brianza come zona, mentre Marco è di Sesto. Ok. E com'è che funziona per iscriverci? Come se io voglio iscrivermi a Emergency, devo venire qui e cosa faccio? La tessera? Si può fare la tessera come sostenitori, niente, si rimane tesserati, ci sono delle agevolazioni avendo la tessera in vari negozi, in vari posti, altrimenti sempre o al banchetto o telefonando in sede o scrivendo in sede ci si può offrire come volontari, si viene un po' destinati al gruppo più vicino in base a dove si abita e poi il tempo che si può donare si dona e si fa quello che si può. Grazie mille. Aggiungo quello che ha detto Paolo, uno può diventare volontario, viene fatta anche una formazione prima di diventare volontario, una prima formazione sull'associazione, dove lavora e come lavora, e poi una formazione più specifica dell'attività del volontario sul territorio. Bene, grazie mille allora, grazie mille. Grazie a voi. Vi aspettiamo qua, spero che parteciperete tanti alla biciclettata e alla corsa. Biciclettata sabato 4 alle ore 10 e invece la corsa domenica 5 alle 9:30. Quindi vi aspettiamo sabato 4 alle ore 10 tutti presenti. Grazie mille.